sono Francesca Cutrone e siamo qui ancora insieme per questo blocco. Stringiamo con le presentazioni perché voglio parlarvi dei nostri candidati. Qui con me Giuseppina Rosco, poi abbiamo Roberto Marinello, abbiamo Ali Arash e Maria Cristina Gervasi. A voi la parola, 30 secondi per parlare ai cittadini. Giuseppina Rosco, 64 anni di età, 44 anni di servizio appena concluso nella scuola primaria a Seggiano di Pioltello, residente a Milano nel Municipio 3. Sto concludendo, tra pochi giorni terminerò i due mandati nel Municipio 3 come presidente della Commissione Politiche Sociali e Sicurezza. Mi candido in comune alla lista del PD a sostegno della lista della candidatura del sindaco Salve per portare le proposte e le opportunità che già nel Municipio 3 ho avvalorato e studiato in questi 10 anni. La ringrazio, prego, passiamo la parola a Grazie Marinello. dell'invito, buonasera a tutti, sono Roberto Marinello, nato, vivo e lavoro a Milano come pediatra convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale. Sono candidato per la lista civica Bernardo Sindaco, perché credo che debba esistere una lista fatta di cittadini, imprenditori, professionisti che sia direttamente al servizio della città, indipendentemente dai partiti. Io mi batto per difendere le famiglie, il loro percorso di crescita dei figli, mi batto per migliorare le periferie di Milano perché lavoro nella zona Gratosoglio da 30 anni e quindi so come bisognerebbe fare per migliorare la vivibilità dei nostri quartieri. Grazie. La ringrazio, prego, lascia lei la parola. Mi chiamo Arash Ali, sono nato in Egitto, 62 anni, un imprenditore, il mio lavoro come artigiano, sono da Milano quasi 41 anni, con due figli, lascia stare che sono fatti, sono laureato di due, moglie italiana, e ho trovato a candidarmi per essere utili proprio nel nostro mondo, specialmente tutti Milano. E anche di quella di zona nostra, quella del Municipio 5. La verità è venuta questa per la lista civica anche noi, i riformisti, io vengo dal Centro Democratico. Essere, fare qualche cosa per Milano, sistemare il modo di essere giusto, essere pratico più che altro di parola. Non sono d'uomo di parola, per quella non so nel mondo della politica parla benissimo, però sa come il mio lavoro più che altro questa. E concludo tutto, spero proprio la cosa va per bene per tutti quanti noi. Grazie. La ringrazio, prego, Maria Cristina Gervasi. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Cristina Gervasi, ho 56 anni, sono medico legale qua nella città di Milano, al Fatebene Fratelli. Perché mi sono candidata? Sinceramente forse è stata una casualità, ma ho accettato l'invito, anche perché comunque la politica non mi era estranea, avevo già fatto altre candidature. In realtà avevo fatto la candidatura estere per il Movimento 5 Stelle e diciamo che sono nata con un'ideologia politica del Movimento 5 Stelle, che purtroppo oggi ha dimostrato certamente altri programmi e altri obiettivi. Sono candidata per la lista civica con Paragone perché ho ritrovato in Paragone quella voglia di portare avanti dei progetti e degli ideali che tanti milioni di italiani avevano comunque condiviso e avevano sognato. Sono medico, sono madre single, ho un bambino piccolo e ho una mamma allettata, quindi so cosa significa comunque la disabilità, so che cosa significa la disabilità sia perché la vivo, sia perché comunque l'affronto quotidianamente come argomento chiaramente medico-legale. Per cui, avendo vissuto all'estero, in Svizzera, la disabilità sicuramente è affrontata in una maniera molto all'avanguardia rispetto a noi. Io Sono coglierei una l'occasione fautrice a questo delle. punto, la farei proseguire, poi è un tema che possiamo sviluppare perché riguarda il futuro, la salute, la questione delle famiglie e dei bambini, quindi prego, proseguo. Sì, allora, aspetta, perché poi io sono arrivata di corsa oggi, quindi sinceramente sono ancora in una fase di Un tranquillità. aspetto appunto cruciale, quello della salute, del futuro appunto di Milano, un tema anche quello del medico che è sempre spesso discusso a livello di municipio già. Ma sicuramente, e specialmente in questo momento storico, stiamo affrontando una situazione medica importante per i bambini e sicuramente il collega pediatra qua probabilmente potrà anche parlare meglio di me.
Io sicuramente sulla disabilità sono una fautrice dell'ambientamento della disabilità, per me ci deve essere proprio una eguaglianza, una correzione della diseguaglianza, bisogna riuscire ad arrivare a far sì che il disabile, seppur diverso, non venga a perdere determinate opportunità. Ad esempio nella mia pagina Facebook io ho messo un post interessante sulle biciclette per disabili, le biciclette adattate. Io sono una fautrice delle biciclette adattate per disabili, per famiglie con gli scatoloni davanti dove mettono 3, 4, 5 bambini, togli la macchina e porti tutti i bambini con la bicicletta. Purtroppo sono arrivata a Milano da 3 anni dalla Svizzera e devo dire che ho trovato una città comunque, una città internazionale. Provengo da Roma e chiaramente Milano rispetto a Roma sicuramente è molto all'avanguardia, quindi noto questa differenza di una città internazionale, però ci abbiamo ancora da lavorare, sullo sport, sull'educazione, sull'internazionalità dei bambini nelle scuole. Ragazzo, le chiedo di chiudere così diamo la parola, certo, a tutti. E insomma, quindi questo è il motivo. Ecco. Vedo già Giuseppina Rosso col microfono, da lei la parola di risposta. Vorrei interloquire proprio su questo argomento. Il mio slogan è, dice tutto, il mio slogan è per una politica di prossimità, e la prima prossimità che ho messo nel mio programma particolare è proprio quella dei servizi sociosanitari territoriali, cioè la richiesta che poi faremo sicuramente il giorno dopo che il sindaco Sala sarà riconfermato come sindaco della città metropolitana di Milano, di avere all'interno di ogni municipio almeno una casa della salute o un poliambulatorio abilitato per poter cominciare a dare risposte immediate, precise alle esigenze sanitarie primarie. La pandemia ha proprio dimostrato che la carenza di strutture sanitarie territoriali ha creato un ricorso costante e continuo verso il pronto soccorso e quindi ha intasato gli ospedali che già avevano invece delle loro particolari esigenze, non rispondendo totalmente alle esigenze dei cittadini. Quindi una casa della salute all'interno di ogni municipio che sia capace di risolvere le esigenze primarie di prima attivazione della visita o del supporto medico, ma soprattutto per altre due grandi opportunità. La prima, fare anche un discorso di prevenzione massima sul territorio. La seconda, una attenzione alle fasce deboli, in particolare gli anziani e i disabili e anche i ragazzi in via di crescita, perché comunque hanno delle opportunità e hanno anche delle oggettive difficoltà legate in particolare, come quest'anno abbiamo visto, alla pandemia. La pandemia ha creato dei problemi, creiamo anche le case della salute per risolvere questi problemi di tipo pedagogico. Ringrazio Giuseppina Rosco, direi che è proprio di regola continuare. Certo. Continuo il discorso della collega candidata per dire che io parto da un dato drammatico di Milano che è la denatalità. Durante il periodo del lockdown, novembre-febbraio 2020, abbiamo avuto un meno 55% di nascite a Milano, che già con il trend che abbiamo porta Milano ad essere la città a livello del nord Italia col più basso numero di nascite. Allora, di fronte a questo dato allarmante dobbiamo fare assolutamente qualche cosa. Molto è stato detto, ma poco è stato fatto. Le famiglie devono essere aiutate nel momento della nascita dei figli in un percorso che non finisca con i buoni bebè o dei piccoli sconti negli asili nido, ma devono avere un percorso privilegiato dal momento della nascita alla scelta del medico pediatra, all'inserimento dell'asilo nido, alla scuola, allo sport a tariffe competitive, per cui assolutamente dobbiamo avere questa nuova organizzazione. Non bastano più i criteri dell'ISEE per determinare quello che si può fare, quello che un paziente, una persona può fare, un bambino può fare gratuitamente. Occorre introdurre dei correttivi, quali il quoziente familiare, per cui le famiglie con più figli, anche con un buon livello di reddito, debbano essere assolutamente privilegiate rispetto al resto della popolazione, altrimenti la situazione non potrà più cambiare. Quindi forza alle famiglie e forza a questi bambini che devono essere i nuovi cittadini di Milano in numero sicuramente maggiore rispetto agli anni passati. Vi ringrazio, non voglio rubare il tempo ad Ali Arash, prego. Io prima condivido con loro quella che stanno raccontando.
però il mio metodo è diverso. Io vengo dal mondo dell'artigiano, sarebbe lavoro dalle 3 del mattino fino a quando vado a casa per fare la mia giornata più che altro. Se io parlo per obiettivo proprio personale o obiettivo popolare proprio per posto, noi stiamo raccontando, scusi, tante storie, storiella, ma la verità è diversa totalmente. Io non faccio credere a voi e quella che per avere i voti vostri, però andate, io andato oggi al mercato per controllare la gente sono soffati della politica, mi dispiace, io non sono un mondo della politica, io sto parlando sinceramente come cittadino, sono 41 anni a Milano, vivo, lavoro. La gente qua non vogliono sapere nulla, non hanno anche la fiducia della politica. Allora dobbiamo metterlo sulla riga o sulla strada giusta per essere messi bene. Così e apriamo davanti agli occhi. Io non sono, mi dispiace dire, con parlanti per il modello politica e il diritto di 5 minuti, 10 minuti di dire tutto il programma. La gente ascolta qua e c'è di là. Io sono sincero. Io non è dal mondo della politica, soltanto è stata la situazione dei piazzali liberi, le esplosioni. Io istintamente come un padre sono lanciato in mezzo alla fiamma, non capisco niente. Tirava le persone fuori, spegne il fuoco e in quel momento sono chiamato da tanti partiti per essere candidato. Questa è la mia luoga. E il fatto con le altre, la gente, io vivo con tutti i 60 giorni, con questa gente, li saluta, lavora, le aiuta, faccio tante cose per loro. Però non è una pagliacciata, tu trovi attualmente tutti vengono da Roma, a Milano adesso solo per il voto. Io sono sincero, sono cittadino, non sono dal mondo della politica, se qualcuno si offende sono fatti loro. Però io non mi interessa neanche il posto, mi interessa essere Milano vera, non Milano quella falsa e quella che si vedono solo ogni 5 anni, girano Milano, salutano la gente, un sorriso, non lo so, raccontano, e poi appena girano nell'altra parte della strada non mi conoscano, appena finisce al 4 non si vede nessuno di questi genti. Io sto parlando come una persona, non come politico. Grazie. Vi ringrazio. Ecco, purtroppo nel tempo dobbiamo chiudere, però se avete un appello da fare ancora, abbiamo un minuto, due minuti. Dividetevelo. 20 prego. Secondi. Votate PD, ovviamente, votate Rosco Giuseppina se volete dare una preferenza a una donna già impegnata in politica nel municipio 3, ma soprattutto andate a votare e votate per avere una città dove all'interno di ogni quartiere, nella famosa città dei 15 minuti, i cittadini hanno i servizi essenziali primari a cui rivolgersi. Grazie, buon voto e ci rivediamo dopo. Prego, il 4 Marinello, d'ottobre. Così la ringrazio. Le periferie erano l'ossessione del sindaco Sala quando ha vinto nel 2016. È stata talmente un'ossessione che in queste periferie non c'è mai andato. Noi invece da domani con Luca Bernardo torneremo a far rivivere le periferie. Io riguardo a me dal mondo del lavoro più che altro. Se volete una persona dal mondo del lavoro, quella che vive sempre con voi, una persona che vuole realizzare il vero, lascia stare il falso da parte. Io vi dico, sono candidato a consigliere comunale e lo stesso momento è consigliere del municipio 5. Io con riformista e per loro e vedete voi. La persona, quella che di voi essere votato o no. Grazie. Vi ringrazio, prego. Gervasi. L'ultimo appello che io posso fare, chiaramente come candidata per il movimento di Paragone, per la lista civica di Paragone, e chiaramente sostengo pienamente gli ideali che Paragone sta portando avanti. Per quanto riguarda la città di Milano, lui sta lottando molto per il problema abitazione case, il problema dell'educazione, il problema della disabilità, lo abbiamo visto come sia stato dato da fare. Sicuramente la mia figura con la mia esperienza potrà certamente trovare una facile soluzione, perché sono riuscita ad avere il punto di vista sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista come cittadina. E penso che sia una situazione, diciamo, molto opportuna per poter dare la vita. Vi ringrazio, nessun problema, è stato un piacere avervi qui, anche perché avete dato degli spunti molto interessanti. Grazie. Vi auguro una buona serata e buone elezioni. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show.